Luigi Meneghello ha scritto che i coleotteri sono più importanti degli americani. Se ci pensiamo, la scomparsa delle api sarebbe catastrofica. Le farfalle sono importanti non per il singolo battito d'ali di una di loro, questa è una provocazione, ma per l'azione che tutte fanno, per il cibo che tutte sono. In tutto questo, noi che siamo in cima alla catena alimentare, l'unica cosa che siamo riusciti a fare è stato popolare la terra di vacche e di mais. Dentro lo scheletro, ad animare la volontà del guscio, c'è l'aria pensante, leggera come una piuma, l'aria pensante muta di forma e di sostanza. Taluni lo chiamano volere, taluni lo chiamano spirito. A spingere lo spirito, anticamente, e oltre il rito, era il luogo sacro, il luogo crea un logo di successo come il crocifisso. L'uomo che muore muta in eroe, muta la folla, folle del suo io, lo crea Dio. Dio, uccidendo, incide nella memoria le generazioni della storia, genera le azioni nella gente tangenti, incidenti nel nome del cielo. Impronunciabile impunemente, punire la mente penitente è lo scopo latente, mistero austero e potente, trama coi regnanti, tesse come ragni con la pura lana, anzi, per meglio dire, come mani invisibili e giganti. La tessitrice, l'attrice d'angoscia, si manifesta senza festa nella coscienza. Adesso essa è emanazione di mano divina, trina e disegno, segno di assenza senza nome, nume che danza nella mattanza, lume che avanza senza rumore dal buio mare del suo umore. Umide lacrime umane, le mani al viso, il viso scordato nello iato della musica senza fiato, s'addormentano a stento mentre il lamento sull'uscio non riesce a uscire, si dissolve ma non si assolve. Lascia nella mano, lo sciamano lascia scorrere sangue alla terra, lo berrà la schiera delle genti precedenti, procedenti nel ricordo, nell'orda degli antichi. Lo pneuma colma il vuoto col mantra ripetuto nel lutto costretto. La gota è asciutta, ma l'angoscia stringe in petto l'atto del respiro non più puro. Una coscienza senza gioia annoia i giorni e i ritorni desiderati sono assiderati assedi del sogno. Il cervello nel cervello s'assottiglia, s'attorciglia, somiglia al serpente e si pente della coscienza. La scienza lo porta alla porta del dolore. Le ore tornano terrene, tenere, a tenere le redini della torpedine quotidiana. Questo è vero per il fatto che lo scrivo e lo devo dire perché scrivo. Quando io, intaccato dall'arte intaccabile del dire e non dire, mi faccio di fare, ma lo dico per dire che poi passo il tempo a dormire e sognare forse che in fondo la morte altro non può essere che essere non essere, decido perciò di scrivere, che poi
vuol dire stridere. Lo faccio per dire, perché dire è già fare. Il senso, ti chiedi e mi chiedi qual è il senso. Il senso della vita si ottiene rispondendo alla domanda perché i suonatori ambulanti non suonano il rock. La verità è che c'è più verità in una cena aziendale coi regali di Natale che in tutta l'arte popolare dell'era commerciale. In quanto all'arte impopolare, ho poco da dire a chi ha poco da dare. Aristocratici espressivi in colori come pennarelli spiaggiati tirano frecce di gomma, che è l'arte di tirarsela. Cantanti di cofanetti a forma di confetti, abili a performare labili concetti, centrano il punto di rado, vanno a punto solo se il sole illumina il pallino, impollinano i fiori già sfiorati. Gli steli sterili producono merci inutili sugli spalti della grande distribuzione. Spartire e distribuire, cassare e incassare, stancamente stancano le menti delle nuove generazioni che si muovono come manguste. In nazioni sempre più anguste, attente al serpente, al permanente veleno di una punizione, del regalo del calcio in promozione, c'è caso che ti boccino mentre si sposta il pallino. Non vuoi capire quello che voglio dire? Se pensi che a scrivere non stia facendo niente, fa niente. Lasciati solo attraversare da questo confuso mare, male non può fare. Mettiti comoda, accendi quello che vuoi, una musica, un trucco, fai una cosa inutile come bere da sola e guarda queste parole sciogliersi come neve al phon. Ora dobbiamo ripartire dall'inizio. In principio tutto era, niente era pensato, pensa che il pensiero era futuro. L'era futura pure era impensabile, non si sapeva che ogni cosa pensata sarebbe stata poi. Non c'era il poi e neanche il sarebbe, ci sarebbe stato il mai. Ma tutto ora era più che altro il sempre, un presente, sempre presente. Se ascoltavi Mahler, eri lì. Se guardavi Bruce Lee, eri il movimento nello spazio del momento. Nessuno faceva sesso come adesso, tutti si facevano tutti. L'attrazione era compenetrazione e l'astro dell'incastro guidava la rava e la fava. Fuoriuscito da un minuto, minuto nell'umido mare, all'umido del mare la pasta d'uomo tendeva a ritornare. Fluidificavano i fluidi. La fica era compresa, si comprendeva ora che dopo lo scoppare c'era il vagire. La vagina ancora non era divina, non si faceva sesso, non come adesso, l'abbiamo già detto. Una nuova coscienza, portata dalla scienza, chiudeva la porta all'essenza e il simbolo prendeva il posto della cosa. E più si sapeva, più si intuiva che non si sapeva, perciò meno si faceva, più si raccontava che si faceva. Marketing manager è una figura che fa tante cose diverse. Solitamente si parte da uno studio del mercato, uno studio della concorrenza e si progetta il lancio di un prodotto, una serie di prodotti attraverso vari canali, che possono essere il canale online, quindi web. Allora ascolti la musica nell'autoradio, i suoni sordi a cui sei ormai abituato, il rumore del motore dall'interno che va sulle frequenze medio-basse, la vicinanza dell'orecchio alle casse dell'autoradio che taglia intere frequenze, bah. Se alzi il volume è peggio, è come metterti un tubo in bocca e sparare il minestrone, non distingui i gusti, aggiungici che dopo il vinile non c'è più dinamica, tutto fisso a 0 dB, se no in macchina non si sente più. Le cuffiette, certo, le cuffiette, ma le cuffiette sono la morte della dinamica. L'MP3 comprime, ma comprimere significa scegliere cosa abbandonare per strada. Al CD, capirai, a 16:44 è come dire il cinema è la vita normale. È chiaro che il cinema costruisce mondi incredibili,
il 3D, la realtà virtuale, ma la definizione della vita vera te la dà solo la vita vera. E se tu guardi la politica, è realtà virtuale, altro che M5S, è tutto MP3, è tutto compressione, non c'è riflessione, tutto volume, in TV tutto a 0 dB e la gente a casa, come nell'abitacolo dell'auto, meno capisce più alza il volume e canta col disco, canta gli slogan, guarda Facebook, guarda Twitter, virtualità al cubo, ma al cubo di Rubik, dove quando finalmente hai trovato una logica, il gioco è finito e la gente vuole sparigliare le carte. Sono concomitanti agli enormi sforzi delle banche in Italia per far fronte agli ingentissimi oneri straordinari imposti dalle autorità per i salvataggi delle banche in crisi, per superare gli effetti della lunghissima crisi, per rafforzare i patrimoni con enormi accantonamenti e aumenti di capitale, con un lavoro continuo per meglio garantire e ridurre i crediti deteriorati. Cos'hai perso per strada quando hai ceduto alla tentazione di governare la tua vita? Hai compresso la tua storia per averla tutta sotto mano? È facile, metti tutto negli scatoloni e ci metti fuori le etichette. E allora ci sono i periodi difficili, gli anni di vacche grasse, i momenti di sbandamento, gli errori, i lutti, gli amori, le storie complicate. Con due parole chiudi 8 anni, ma ci sono immense possibilità che ogni cosa dà. Ogni uomo è fatto in un modo diverso. Ma quello che realmente sta succedendo è che molte molecole si muovono semplicemente avanti e indietro, come questa, andando a sbattere le une contro le altre. E tutte queste molecole insieme, spingendosi e rimbalzando, formano una serie di compressioni sferiche che vengono emanate da una sorgente di vibrazioni. Così si muove un'onda sonora. La sua velocità dipende dalla velocità con cui viene trasmessa l'energia della vibrazione. Le molecole d'aria sono relativamente separate le une dalle altre e quindi il suono si muove più lentamente nell'aria che in un mezzo più denso come l'acqua. Confini salvifici, presidiati a vista dai predoni immaginati, sono inchiostro cancellabile sul pappamondo mentale dei tassidermisti del cambiamento. Surfando sulle menti tempestose del nulla sinaptico, i guru della raucedine pungolano le ferite aperte del bue accecato. C'è bisogno di coraggio. Ma il risentimento è più a buon mercato e premia i vili. Scendono a frotte nelle piazze respingenti e si fanno forti del numero come se un alto numero di errori annullasse l'errore. Rinchiusi nel confine mentale, annullato mentalmente ciò che vi è rinchiuso, difendono il confine come il baluardo di un'idea che mai c'è stata. Si ammassano senza sapere bene cosa li accumula. La forza sconosciuta della rivendicazione basta da sola senza un soggetto preciso. La cosa urlata è l'urlo, il portabandiere è la bandiera. L'esclusione è la soluzione. Nel frattempo i reietti premono ai cancelli del mondo senza il numero, senza una possibilità vera. Cercano un altro sole per lavarsi la faccia e sentirsi animati. Succhiano l'aria inospitale del luogo alieno, tentando di adattare i polmoni a un nuovo respiro. Sono braccati dal loro inadeguato procedere, dal loro parlare bastardo. Sono braccati
dalle porte chiuse, dalle feritoie ingannatrici, sono braccati dalla crudele sufficienza delle parole gentili, sono braccati e consunti, fuggitivi dormienti con bagaglio e coltello, tutti recanti sulla faccia il segno di chi ha visto troppo, troppo pianto, poco pensato e troppo osato. Sono scontri epocali, la piazza si insanguina al crepuscolo quando la passeggiata si riempie di ozioso procedere e il ricco si mescola al povero nel crudele paradigma della democrazia e l'odio si mescola all'ozio e il rancore cerca benzina, sono corpi da ardere, menti già arse, speranze in cerca di una bugia condivisibile. Sono l'improbabile stare uniti nel sogno che sta per spezzarsi. Il cieco furore della vittima sacrificale esplode sull'altare bruciando innocenti e malvagi insieme. Carnefici e santi, le ragioni tracotanti del torto subito gridano vendetta un po' a casaccio. Venditori di rose, pulitori di vetri, indovini di tarocchi, spacciatori di Kleenex, confezionatori di droghe, consegnatori di stracci, distributori d'asfalto, sollevatori di fango, rubano ai vecchi arrivati il mestiere di povero, trafugando nel mare dell'ansia il fiore caduto sul fondo. Milioni di enigmi senza soluzione di continuità nuotano ignorando il confine da un luogo d'abbandono a un posto di perdizione cercando un metro asciutto, un anfratto da chiamare casa. Brucia sulla piazza la devastazione momentanea dell'abbandono, l'abbraccio mortale di un languido lucore, l'esplosione approssimativa di ordigni innescati nel cuore, innestati nell'antico stupore della vendetta e del dolore. I logori vessilli delle antiche superstizioni si scrollano di dosso la polvere della ragione e sventolano sghembi con la loro insegna d'odio e di sorda rassegnazione. Eravamo lupi. Eravamo lupi, annusavamo l'aria, digrignavamo i denti. Ci lasciavamo stupire, imbambolati dal susseguirsi dei tramonti. Non c'era un territorio da difendere orizzontalmente e da fottere verticalmente. Giravamo il mondo come lupi famelici, cattivi e innocenti. Eravamo lupi e ci giocavamo la fortuna. Mangiavamo quando si poteva e si ululava alla luna per sentirci un branco. Eravamo lupi, si moriva nei burroni, si andava alla guerra per non fare la fame. Avevamo un'altra razza di padroni che mai si sarebbero avventurati nei meandri delle nostre tane, perché avevamo padroni che non sapevamo di avere. E avevamo femmine fiere e figli in schiera che ci seguivano fino all'ultimo respiro. Non sapevamo niente perché sapevamo quello che facevamo. Eravamo lupi, senza domande, indecisioni. Avevamo un solo odore, che era l'odore di tutti i lupi del mondo, perché il mondo era il mondo dei lupi. La foresta era infinita e l'acqua era fredda. La notte era buia e noi col buio ci vedevamo, si andava a caccia senza viltà, senza disprezzo per la preda. Non conoscevamo né odio né rancore, ma balzavamo sul mondo in preda a una smisurata rabbia che era amore, che era violenza. Perché eravamo quello che eravamo, senza pensarci su e senza discussioni. E il mondo era il ritmo del nostro respiro e l'incalzare dei nostri passi sulla neve. E poi
E poi siamo diventati cani. Ci hanno insegnato a stare buoni. Facciamo quello che ci conviene. I nuovi padroni ci lisciano il pelo e noi andiamo a caccia di bocconcini. Siamo fieri nell'obbedienza. Sappiamo stare al nostro posto e annusiamo senza comprendere, intorpiditi dai saponi con cui ci lavano periodicamente. Talvolta ci torna alla mente di essere stati un tempo lupi. Allora l'angoscia si muta in astio, in cattiveria senza costrutto, nei pochi lucidi momenti in cui vediamo le catene con cui trattengono i nostri balzi quei padroni, e quei padroni siamo noi stessi, che siamo i capi del nuovo branco che siamo noi. Teniamo lucide le catene e conserviamo le nostre chiavi, o forse le abbiamo buttate via, e stiamo bene nel nuovo branco, che si contenta di saltellare e di ringhiare di tanto in tanto. Parliamo di solamente 39 euro, veloci con le conferme, 20 centimetri il bracciale, guardate che meraviglia. Con Pasta Barilla è sempre domenica. L'epoca della grande distribuzione piombò come piombo fuso, infuso, servito nel servizio da 12. I numeri portavano ai calcoli che sono solo sassolini nella scarpa dell'anima, anonimi sassolini che cambiano la vita e il modo di procedere. Il sistema binario incanala la processionaria sulla strada del cibo, della vita, forse dell'universo. Tra il sentire e il raccontare c'è la guerra tra gli scherani schierati. In testa alla processione puoi vedere i portabandiere delle bandiere. Le bandiere sono spiegate, io non so se mi spiego, perché voglio dire che il simbolo delle bandiere è la bandiera stessa. Non c'è niente all'interno, non c'è stemma, non c'è colore, solo un niente grigio in campo grigio. La bandiera dunque non rappresenta che la bandiera stessa. I portabandiera del nulla sono stimati non per il significato di ciò che fanno, ma per il loro semplice gesto: portare la bandiera, tenerla in alto, farla sventolare al sole del tramonto, perché la storia ci insegna che gli uomini adorano le insegne. Non importa cosa porta il portabandiera, egli è a capo della processione e la sua nuca riscuote ammirazione. Dietro le bandiere sfilano le puttane del reame, che non solo per diletto saltano di letto in letto e distribuiscono moine e moiti ai fattori inverriti che, poderosi e con le braghe calate, amministrano poderi e partecipate. Nell'orgia dei CDA le puttane del reame aprono le gambe quasi per riflesso. Fanno pompini al cesso durante le feste danzanti dei quadri dirigenti. Non sempre son fortunate e le zoccole più sbadate finiscono dimenticate.
Dietro le puttane sfilano contenti i sapienti da contanti. Il sapiente da contante conosce il mercato fluttuante, poiché risponde alla domanda con l'offerta più sapiente. Egli sa vendersi, ma non come la puttana che ha la merce nella sottana. Il sapiente da contante conta sul fatto che la gente non sa niente. Allora egli vende al potente il fatto di sapere ciò che non può sapere la gente, che è un po' come non sapere niente. Mezzo divertente di pagliacci e incantanti, conta storie e tamburini acrobati che coi loro trattenimenti trattengono la gente, perché il potente è la peste più pesante. Ecco marciare con passi da leone i cronisti della preoccupazione. Non importa quale disavventura si avventurino a narrare, né quale incipiente pericolo latente invada nascostamente tutto il continente, i cronisti della preoccupazione fanno leva sulla suggestione del popolo coglione. Con gli onesti ci fanno un panino, con le buone nuove pallottole da camino. Essi cercano il marciume per terrorizzare la suburra, il sussurro è il loro pane, la diceria è l'argenteria su cui servono come lacché il più perfido dei purè, un impasto di sottovoce condizionato dai condizionali delle veline confidenziali. Arrivare nuove schiere dell'apocalittica processione, sono vegani da predazione, cacciatori di faraone, sono arrivisti arrivati dopo, capostazione senza stazione che stazionano sul portone, sono vetuste dominatrici o lavandaie di soldi sporchi, corrieri della moda, trafficanti di sentimenti, guru senza seguaci, follower da combattimento. Poi ecco farsi strada in una fanfara di fanfaroni, gli alacri fannulloni che si affannano in azioni che non hanno corso legale, non hanno valore storico, non richiedono nessuna delle abilità che gli riconosce la società. Essi sono osannati e portati in palmo di mano, perché non sanno fare niente, ma lo fanno in modo divino. Ecco seguire strisciando i lacchè da pavimento, prostrati per professione, piegati all'evoluzione della situazione, professionalmente proni si fanno grattare la pancia con qualche premio di produzione e in cambio restituiscono effusioni non richieste e richieste dei loro padroni, e si lisciano il pelo da soli rimirandosi nella cornice che invece dello specchio contiene il poster di ciò che non sono e vorrebbero far credere di essere. Gli avvocati delle case perse, le gatte morte resuscitate, i web destiner irretiti e le pulci col colbacco, arrivano i calcolatori degli andamenti. Digitano, scarabocchiano, prevedono, appuntano, stravedono, calcolano le traiettorie, arrischiano gli appuntamenti, consigliano di fare debiti a tutti i loro credenti, gli passano gli investimenti sotto l'uscio della prudenza e dietro di loro ecco sfilare gli investitori convinti, portano sulla groppa il malloppo di tutto ciò che speravano di fottere alla fortuna, incatenate alle loro spalle, balzando sulle rotelle, sfilano le slot machine e lumine scenti e belle che non hanno le ascelle ma capienti scarselle, dove tengono gli spiccioli di incespicanti ubriaconi, massaie fuori tempo, cinesi spaesati ed ex fortunati. Ultimo, solo in fondo alla processione,
C'è un essere intirizzito in qualsiasi stagione, trema e si guarda attorno come un cucciolo di otaria spiaggiato sull'autostrada che adagio guadagna il ciglio. Le ciglia ci spose e umide, quell'essere solitario cerca di tenere il passo di qualsiasi codice binario. Ci prova e non ci riesce e allora si traveste, porta una bandiera, fa pompini a caso, conta in competizione, canta per quel che vale, tenta di fare il guru o il killer postale, accenna un passo di danza fingendo di stare a tempo, cerca di fare in tempo ma il tempo volge al peggio, gli viene incontro uno specchio, lui guarda nella cornice ma l'immagine è sfocata, non ne capisce il dettaglio, ma poi piano piano i contorni prendono forma precisa, allora guarda l'immagine e si capisce sempre più che quell'immagine sei tu. I logori vessilli delle antiche superstizioni si scrollano di dosso la polvere della ragione e sventolano sghembi con la loro insegna d'odio e di sorda rassegnazione. Come api disorientate si aggirano basiti attorno alle vestigia dell'alveare spazzato da una tempesta inaspettata, ricomponendo le inservibili gerarchie che sono i resti del ricordo in dissolvenza. Guardali, schierati di rimpetto nei campi uguali, colorati diversamente dalle giubbe d'ordinanza. Guardali, scrutarsi, intimorirsi, urlano e si muovono cercando i gesti degli antichi progenitori animali. Guardali, aggrapparsi allo squillo del ricordo. Senti i tamburi, picchiano, assordanti, mentre la polvere intorno si solleva fitta, ma non c'è una battaglia, è la liturgia, il rito necessario, ciò che bisogna fare. Gli eserciti sono rane contro topi e le armature di giunchi e foglie. La batracomiomachia comicamente prende il sopravvento sui brevi proclami. I vecchi stanno dietro la console col bicchiere di whisky invecchiato male. È un piatto freddo come la più triste delle vendette. Ogni parvenza di civiltà è scomparsa. Arsa è la foresta. La tempesta ha preso il sopravvento. Sottovento, nello scontento, sotto coperta, giace il decoro, il rispetto, il salario minimo per essere umani. Le mani che tremano, la voce balbettante, il coro delle persone civili. È troppo vigliacco per intonare il canto finale che sgretola i muri. Quei muri, quel labirinto, tengono benissimo, sono dentro la testa e non si smuovono nemmeno col pensiero più potente dei dannati del villaggio. Domenica sento l'esigenza di vestirmi bene, di andare in giro, no? E farmi vedere dalla gente, capito? Non essere uno dei tanti, capito? La gente deve dire, ah, quello è un modo, quello è diverso da noi, capito? Devo farmi vedere dalla gente, devo emergere, capito? Perché tutta la settimana sono uno dei tanti, almeno sabato e domenica voglio essere qualcuno, capito? Voglio che la gente mi veda e non essere uno dei tanti come potrebbero essere i paninari, che adesso sono uno dei tanti, un regolare che va in discoteca oppure una qualsiasi altra persona, capito? Io voglio essere diverso dagli altri e la gente deve capirmi, capito? E poi io voglio essere, capito? Io lavoro, faccio lo schiavo ai signorotti, capito? Devo dire sì signore, no signore, capito? Faccio il pacchino, faccio le pulizie in questi uffici e devo fare sempre quello che vogliono loro, capito? Io la settimana, dove sabato e domenica, posso entrare negli stessi alberghi dove entrano loro, posso stare negli stessi cinema dove entrano loro e posso dirgli, bastardo, tu hai fatto quello che cazzo che hai fatto e io te l'ho messo in culo, capito? Io con la mia giacca posso entrare negli stessi alberghi nonostante non sono quello che sei tu, hai capito? Yeah. Ciao a tutti ragazzi, un video per farvi vedere come installare il telecomando del trading e un piccolo manuale d'uso. Allora, per installarlo dovete andare a prendere il vostro file dove l'avete scaricato, ok? Quando avete cliccato sul link avete scaricato il file in una delle vostre cartelle di PC, lo andate ad individuare, io ce l'ho ad esempio sulla cartella desktop, ok? Telecomando del trading faccio copia. Tutti
insieme, sulle mani, fatemi vedere l'andamento degli indici, fatemi vedere l'andamento degli indici, forza, saltare, rialzi, ribassi, rialzi, ribassi, forza. Quando potrai andare in pensione? Quanti rialzi, quanti ribassi, forza, tutti insieme. È una questione di trading, questione di trading, ci stiamo dando un grande affare, non produciamo un cazzo, non coltiviamo un cazzo, non facciamo un cazzo per nessuno, ma ci stiamo dando un grande affare, prendiamo una cifra di qua e la spostiamo di là, dai che pesante, qualcuno mi aiuti a spostare questa cifra, forza, tutti insieme, oh, issa, oh, issa, oh, issa, forza, dai, 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 dai. Perché Campari mi va a meno 0,97, forza con gli spritz, dagli con gli aperitivi, butta giù alcol, che siamo in ribasso. Perché Moncler mi va a meno 0,31, non va bene, mettiti il piumino, mettiti il piumone, mettiti lo scarpone, cosa c'entra che fa caldo, forza, tutti insieme, tutti col piumino, tutti insieme con gli scarponi imbottiti, dai che c'è rialzo, dai che c'è rialzo, dai che se no andiamo tutti in panico, forza, 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 forza. Ciappa qua, metti là, sposta su, butta giù. Ciappa qua, metti là, sposta su, butta giù. Forza, prendiamo d'assalto il mercato. Non devi rimanere senza soldi. E per farlo li devi piantare in un campo. I soldi sono semi e danno buoni frutti. Venite con me, venite con me nel campo dei miracoli. Crescerà un albero e ogni foglia sarà d'oro. E ogni frutto sarà fatto di monete. Sarà fatto di monete, sarà fatto di monete. Tutti insieme, buttiamoci sugli investimenti diversificati, armi, gioielli, aperitivi, sex toys, prostituzione, mafia, articoli religiosi, lifestyle, Fisher Investment. Noi siamo per una finanza sostenibile! Tutti insieme, dai che ce la possiamo fare, dai che ce la possiamo fare! Alla rivista Nigrizia, i comboniani del Brasile fanno arrivare questo scritto. Si chiude un altro giorno intenso per Donna Luisa e Seu Francisco. Rientrano a casa stanchi. Lui ha passato la giornata in cerca di lavoro. È camionista, ma la crisi ha tagliato molte opportunità. Si arrangia quindi improvvisandosi meccanico o manovale a seconda delle occasioni. Nella vita precaria di periferia ha imparato a fare un po' di tutto. Luisa invece si è alzata all'alba per preparare salatini e una torta. È stata in piedi tutto il giorno, fuori della porta della scuola, cercando di vendere i suoi prodotti a professori e studenti, tra loro i suoi tre figli. Rientrando in casa, la prima cosa che fanno è accendere la TV. Non hanno la voglia e la forza di dialogare, si sdraiano, passivi, sul sofà. Ascoltano, aspettano il tempo passare, ipnotizzati dalle immagini di un mondo di consumo irraggiungibile, ma che sembra lo stesso saziarli e consolarli. Forse un giorno anche noi vivremo così. Poi arriva il telegiornale, incastonato tra le due telenovela principali. Anch'esso dipinge le sue verità e modella a suo modo la realtà. Da qualche mese il tema è la corruzione. Non la si può più nascondere, ma è ancora possibile offrirne un'interpretazione che manipola i fatti e intorbidisce le acque. Luisa e Francisco non capiscono, non gli interessa più di tanto, si è creato in loro un sentimento di sgomento e schifo, che alla fine allontana ancor più la politica dall'impegno popolare, indebolisce il contributo alla vita pubblica, mantiene nelle mani di pochi gruppi influenti la gestione di questo enorme e ricchissimo paese. E così si rafforza una condizione surreale. Michel Temer, presidente della Repubblica senza nessuna legittimità dal 31 agosto 2016, quando il voto del Senato ha destituito la presidente eletta Dilma Rousseff, impopolare e con accuse gravissime sulle spalle, sta riuscendo a inanellare riforme radicali che smontano sistematicamente il sistema di diritti costruito con tanta lotta e partecipazione popolare negli ultimi decenni. Só Brasil toca na bola. Torcedor aplaude. Tá feliz da vida. Para Adriano, para fazer o gol.
seleção brasileira. Tocou a bola, rodou por todas as partes do campo, botou a Argentina na roda. Aí o cruzamento, o Cicinho meteu para Adriano de cabeça pro gol. Il desiderio, quando è realizzato, sparisce. Un uomo, quando è realizzato, non ha più desideri. Guardati dagli uomini realizzati, perché non esistono, non fanno parte della tua realtà. Come fantasmi, siedono ai banchi di comando, ma hanno bisogno di qualcuno che spinga le leve. Loro non possono farlo. Loro sono incorporei, per questo comprano i giornali e le televisioni, per reclutare schiavi umani e convincerli a eseguire i loro ordini. I fantasmi che non hanno desideri creano per sé mete fittizie. Un po' come quando nel solitario tieni le carte coperte. Nessuno ti impedirebbe di scoprire tutte le carte e metterle al posto giusto, ma così non ti divertiresti? Allo stesso modo, i fantasmi fingono di avere gli stessi problemi degli schiavi, un po' per vincere la noia, un po' per confondersi con la realtà corporea. Esistono degli occhiali speciali. Questi occhiali ti permettono di vedere i fantasmi per quello che sono, non corpi con membra, organi e tessuti, ma assemblaggi di tradimenti, ricatti, paure, sopraffazioni, vigliaccheria, favori, preghiere, menzogne. E tutto questo è tenuto insieme dal nastro inconsistente dell'ipocrisia. I fantasmi non muoiono, spariscono, spesso sopraffatti da altri fantasmi, e quando vedi il funerale di uno di loro, persino quando ti sembra di vedere il corpo nella bara, non è del loro corpo che si tratta, ma di una immagine preparata dalle loro televisioni, dai loro giornali e dai cronisti prezzolati che a volte girano sui social con le tute mimetiche del tizio di passaggio. Ogni volta che tu ambisci a uno di quei luoghi di potere che invidi e ammiri, in realtà aspiri a divenire un fantasma, a rinunciare a quello che sei per essere quello che hai. All'inizio del 1990 la lira era nella cosiddetta banda larga del sistema monetario europeo. Che cosa accadde nel gennaio del 90? Che il governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, decise di passare la lira dalla banda larga alla banda stretta. Significava che quella lira doveva avere una forza, e per avere una forza bisognava offrire alti tassi di interesse. Se mi domandate perché fu fatto questo passaggio, non c'era alcuna esigenza di carattere. L'erica, la lavandula, il rosmarino, il prugnolo, il corbezzolo, il biancospino, il ribes, il pruno, il mirto, l'oleandro, lo scornabecco, il terebinto, il lentisco. La vicola, il topo, la ranocchia, il riccio,
la faina, il merlo, la ghiandaia, il corvo, la gazza, l'upupa, il pavone, ti guardano da dietro il cancello. Là in fondo c'è un uomo, qualcuno se l'è dimenticato, seduto su una panchina, si asciuga il collo col fazzoletto, appoggia le mani sulla panchina e si guarda intorno. Aspetta. Probabilmente qualcuno gli ha detto che sarebbe tornato. Lui sta lì. Nemmeno si accorge della sua inadeguatezza, nemmeno capisce che gli basterebbe alzarsi, raggiungere la strada. Forse ha paura, forse è semplicemente stanco. Con un mezzo sorriso guarda il giardino e tutti quegli esseri che si affaccendano, persino gli arbusti sembrano avere più impegni di lui, eppure sembra occuparlo un pensiero. Il ricordo di qualcuno non bene a fuoco, ma urgente. Ecco perché aspetta, perché quello è il suo compito. Non sa cosa fare, non sa nemmeno perché si trova al mondo, sa solo che deve aspettare, ma ormai il custode ha chiuso il cancello. Lo ha visto, lo ha lasciato lì, sulla panchina. Forse tutti i giorni fa così. Cos'hanno visto quegli occhi rannicchiati nelle orbite come dentro un fosso? Cos'hanno visto? Cos'è stato che l'ha seduto su quella panchina dopo una vita di fatiche, forse di risate, col vino forte, quello che gli ha lasciato quella mappa di capillari sulla faccia, dopo una vita di litigate, urla e sorrisi e feste e lavoro duro? Cos'è stato che l'ha seduto su quella panchina, lasciato lì, con un tappeto arrotolato, ad aspettare nessuno? Non hai tempo per stare a chiederti quale gravità lo incolla alla panchina, perché tutti lo vedono e lo lasciano lì. Non hai tempo perché devi andare, il tuo orologio segna una certa ora. E quando si è fatta una certa ora, è chiaro che bisogna andare, perché tu, a differenza di lui, hai una vita. E quando è una certa ora, vai. La strada, i fari che cominciano ad accendersi, i crepuscolari che rispondono all'appello, gli aperitivi, le ragazze ridono, i ragazzi che si lisciano i capelli. Sono 70 anni che le ragazze ridono e i ragazzi si lisciano i capelli. Sono 400 anni che lo fanno. E poi le luci dei locali, le risate sguaiate, le frasi ad alta voce, il rombo delle moto, la trans etilica, gli andi rivieni. Se li guardi da lontano, stanno tutti aspettando e nessuno sa cosa. E adesso anche tu ti siedi davanti al bar e aspetti. Avremo una mezza divisa nuova perché abbiamo dei calzoni nuovi ed anche delle scarpe che abbiamo appena acquistato. Quindi sfileremo con qualcosetta di nuovo anche quest'anno. Anche se un classico resterà quello che canterete. Il classico naturalmente sarà sul ponte di Bassano, dove per tutta la sfilata noi continuiamo a cantarlo, ad intonarlo. La gente ce lo richiede e noi continuiamo a farlo. I fatti di Venezia dimostrano che non si deve mai abbassare la guardia. Quando voi andate a guardare i bugiardini, in realtà c'è scritto
tanto. Le vittime, è ovvio, sono moltissime. Tragedia sulla A4, 16 morti e 27 feriti. Due in carcere, quattro a domiciliari per appalti pilotati. Incorrono nella scomunica immediata. Albanesi o rumeni o donna o zingari sono coinvolti con le italiane per ammazzare la gente. L'olio di oliva viene tagliato con oli di bassa qualità e mischiato con beta carotene per mascherare il sapore e clorofilla per il colore. Non fidarti mai degli altri. Cammina guardando per terra. Non voltarti. Non guardare. Cosa vuoi mangiare? Lo sai come lo fanno? Cosa coltivano? Cosa allevano? No, devi allevare gli animali che mangi, dar da mangiare alle tue mucche, alle galline. Non puoi comprare un vestito fatto da un altro. Quelle scarpe non sono le tue. Devi farti le scarpe da solo, i calzini, i vestiti, le mutande. Impara a tessere i tessuti, a fare i bottoni, non fidarti, non puoi telefonare. Non sai cosa c'è dentro, chi c'è dall'altra parte. Molto meglio se parli da solo, ad ascoltarti ci sei solo tu, qualcuno di cui puoi fidarti. Non puoi sapere i libri, chi li ha scritti, tutti quei libri stampati, dovresti leggerli tutti. Leggere ogni copia, il titolo è lo stesso, ma chi ti dice che in quello che hai comprato tu ci sono dentro le stesse parole di quello che hanno comprato gli altri? Che ne sai se il treno per Orvieto va davvero a Orvieto? Magari è un'altra città e qualcuno ha messo un cartello con la scritta Orvieto solo per farti un dispetto. Se non hai mai visto Orvieto, come fai a saperlo? Ma anche se ci fossi nato a Orvieto, ma chi ti dice che in passato Orvieto e Palermo non si siano scambiati i nomi? Cosa dici? È una notizia che si sarebbe risaputa? Bravo! E lo vengono a dire a te? Non l'hanno scritto sui libri di storia e hanno fatto bene. Come si fa a fidarsi dei libri di storia? Arriva lì uno e ti dice qua c'era un tempo un campanile che poi è crollato per il terremoto. Lo so bene che i campanili esistono, che i terremoti esistono, ma chi mi dice che proprio questo campanile, che tra l'altro non lo vedo perché non c'è, non sia un'invenzione? L'uomo è andato sulla luna, eh? Non è un problema che ci riguarda, non cambia niente. Abbiamo visto i filmati, abbiamo visto le foto, ma filmati e foto ne abbiamo visti altri che ci raccontavano che ai vampiri bisogna piantargli un paletto nel cuore. Di chi ti devi fidare? Molto meglio ignorare, fare finta di niente. Fa finta di niente, non prendere il taxi. Non ti fidare, il tassista può impazzire e buttarsi nel fiume. Tu, il tassista e il taxi, tutti nel fiume! E tutto perché ti sei fidato di uno sconosciuto, perché il tassista mica lo conosci, anche se la macchina fosse tua. Ma che ne sai di chi l'ha costruita? Magari era un pazzo e ha fatto un contatto tra la chiave e il carburatore che fa scoppiare una bomba piazzata al centro del motore. Ma poi metti anche che la macchina l'abbiano costruita bene. Ma che ne sai se quello dall'altra parte della strada non si butta di qua? Si butta di qua per il solo gusto di fare un frontale con la tua voglia di viaggiare. Non ti fidare. Chiuditi in casa. Anzi, no. No, se ti chiudi in casa sei un pazzo! Chi l'ha costruita la tua casa? Come l'ha costruita? Non ti puoi fidare! I medici ormai sono in confusione, i notai non leggono più le carte! Come fai a fidarti? La natura sta prendendo il sopravvento! Fai una cosa, vai sulla scogliera e buttati di sotto! Ma mi raccomando, buttati sulle rocce! Muori sicuro! Fidati, è l'unico modo per evitare che qualcuno ti faccia del male! Fidati! Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate. Vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca.
sono perduto, non trovo più la mia casa. Dov'è che sono? Ma come dove siete? Siete davanti a casa vostra. È lì. Grazie. Se tu mostri a uno che abita dove c'è l'aurora boreale una foto dell'aurora boreale, ti dirà che è una foto banale. C'è tanta gente che voleva cambiare il mondo e adesso si accontenta di cambiare canale. Dopo l'arrampicata in verticale, il mondo è lo stesso, è il tuo ego che è diverso. Il coleottero ti supera e si posa sulle tue mani ed è lì che capisci che i coleotteri sono più importanti degli americani. Hitler è solo un nome. Prova a pesare Annibale adesso che è polvere. I cartaginesi fanno meno paura di un film horror. I Fenici, gli Ixos e tutta la compagnia di Giro si esibiranno davanti alla prossima scolaresca insieme ai Puffi e agli Agili Ninja. Il mondo è immaginato. E se il mondo è immaginato, non c'è da vantarsi a non riuscire a immaginare un mondo migliore di questo. Tenetevi cari gli artisti, che sono gli unici che riescono a portarvi lontano e a farvi tornare indietro veramente cambiati. Tenetevi buoni i bambini, che sono gli unici a leggere il mondo così com'è. Tenetevi buoni i matti, che vi ricordano quanto poco serio sia questo vostro affannarvi, questo incasellare le cose che contano nei riquadri luminosi. Ma le cose non stanno così, non sono gli eventi a imporvi la loro urgenza, è solo la luce accecante delle caselle in cui li avete infilati ad attirare l'attenzione prevedibile delle vostre menti. C'erano i coleotteri ad osservare i cartaginesi quando spingevano elefanti ammaestrati a distribuire terrore nel mondo. Volare è una cosa che si deve imparare. Volo fino a Boston e dico che è Boston perché tutti la chiamano Boston. Ma io non lo so dire esattamente cos'è Boston. Non la potrei definire senza usare parole inventate dall'uomo per rendere vera l'illusione. Un giorno mi hanno detto fascista, chissà cosa intendevano dire. Non vesto di nero, non faccio il saluto che ho visto sulle statue, non marcio come un cretino sotto il sole cocente per sentirmi potente come il gorilla dal petto battente che urla perché ha paura. Eppure mi hanno detto fascista, in quel momento lo ero, era vero. Come quando ti dicono porco e tu un po' ti senti più sporco. È la potenza della parola a fare di un ministro qualcosa di più grande di un maestro di scuola, anche se il magister è più grande del minister. E allora possiamo rovesciare il mondo, ma il mondo ha fatto molte più rivoluzioni di noi. Riuscissimo a fare come lui, cambiare rimanendo gli stessi. Coprirsi di neve o di soffocante calura, di sabbia o di verdura, sentirsi ferito fino a coprirsi di lava incandescente e continuare a girare indifferente perché non differente da quello che si è. L'evoluzione è più difficile della rivoluzione. Il coleottero lo sa. Stringiamo le mani, diciamo piacere, chiediamo permesso, lasciamo passare. L'educazione è solo un modo di danzare. Anche il boia porta la sua bella a ballare e in quel momento è amore, perché l'amore è una coperta stesa sul cadavere del quotidiano. Noi siamo l'orrore e scriviamo parole d'amore, parliamo del cuore come se non fosse un molle organo sanguinante che bussa per tutta una vita senza nessuno che gli apra la porta, che lo faccia uscire.
nella ronzante calura estiva, quando l'aria non respira e muoiono gli insetti tenaci, la piccola foglia spunta e cresce al riparo nell'ombra del cemento materno. Ma dentro cosa sentono gli alberi? Quali ferite sono scritte dentro un ulivo che ha visto il tempo del Calvario e poi, come dopo un sonno, passare gli aerei charter e indifferentemente i cacciabombardieri, gli uni e gli altri, col loro tremendo carico, passare insieme agli anni in cui voleranno le astronavi sopra i coleotteri indifferenti? Quando, se non avremo la fortuna di morire prima, saremo centenari adolescenti coi loro problemi urgenti e le loro passioni che saranno caricature di ricordi. E saremo così, cani che abbaiano alla loro stessa coda, gatti che inseguono la loro ombra. Saremo così, dopo aver tanto odiato e per non avere davanti agli occhi la visione di tutto il tempo perso a invidiare, a insultare, a mortificare, vorremmo insegnare ai giovani tutte le cose che noi non avremmo imparato, con l'indice giudicante a indicare il cielo come se il cielo ci cagasse. Ciò che è veramente bello non ha coscienza della propria bellezza e chi vuole sedurre ha perso per sempre la facoltà di essere veramente bello. L'aurora boreale sulla fotografia è comunque banale. Dovremmo abitare noi stessi per abitare il mondo, per far sì che l'habitat non sia l'abito e che l'abito non sia abitudine. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia. La única cosa che non si può comprare è la vita. La vita si gasta. Il vampiro si alza la mattina presto. Non è vero che muore alla luce del sole, anche se evita tutto ciò che è solare. Il vampiro ti chiama al telefono e ti dice che ti deve parlare di un problema importante, ha qualcosa da dire. Non aprirgli la porta, non farlo entrare. Se ti incontra per strada e gli dici che hai fretta, lui ti risponde che non ne avrai più quando avrai saputo quello che ti sta per dire. Tu lo lasci parlare, lui comincia a succhiare. Il mondo è pieno di vampiri che si lamentano di questo, di quello, del clima, dei giovani, degli omosessuali, delle campagne acquisti e degli infermieri degli ospedali. Si lamentano e ti succhiano il sangue e il tuo sorriso si spegne. E se li frequenti non c'è niente da fare, diventi come loro e cominci a succhiare. Il vampiro, se vede un contento, non è contento finché non gli ha fatto passare uno spavento o non l'ha travolto col vento del lamento. D'estate fa caldo, d'inverno fa freddo, la pasta è salata, la donna è cambiata, le nuvole un tempo erano più belle, non c'è competenza, non c'è educazione, arrivano stranieri, i nostri van via e ti succhia l'energia e tutta la voglia che avevi di fare sparisce nel vuoto. Si piegano le spalle, le sopracciglia curvano, la tua testa si abbassa, il tuo collo si infossa. Guardi per terra e giri per il mondo scontento, cercando qualcuno a cui fare spavento.
mentre ti diverti di notte saltando, ma guardi sudato tutte le mani che si alzano alla luce dei fari e vedi rabbia, disperazione e rassegnato divertimento. Sono preda dei vampiri, è come quando sbucci la cipolla e togli la buccia, ma se vai avanti, se continui a toglierla, capisci che la buccia è la cipolla. L'interno e l'esterno intimamente connessi, ti parlano di quello che vedi e quello che vedi è dentro di te. Ti spunta un brufolo sulla faccia ed è stata un'idea del fegato. Tratti male qualcuno, ma è tutta colpa dello stomaco. Sono i cittadini a provocare laceranti ferite sul tronco di una città. E così i segnali sulla pelle del mondo ci sono tutti. E il vero problema è come leggerli. E siccome in pratica siamo tutti figli di una duplicazione, le cose ti raccontano con la buccia quello che hanno dentro. Se ingrandisci un cavolfiore, scopri che è fatto di tanti piccoli cavolfiori appiccicati l'uno all'altro. E se ingrandisci uno di quei piccoli cavolfiori, scopri che a sua volta è fatto di cavolfiori piccolissimi. Ingrandisci un cavolfiore piccolissimo e vedrai che è fatto di micro cavolfiori. E non lo so se hanno la percezione di essere gli ultimi della fila o se invece pensano di essere unici in un mondo diverso da loro. La buccia è il vampiro, che è solo buccia, e il suo mantello di rimpianti ti avvolge con la notte, con i cattivi pensieri, e ti fa vedere tutti con la lente che rimpicciolisce i pregi e ingrandisce i difetti. E tutto il mondo ti sembra peggiore di te, ma era solo il vampiro, era il delirio di onnipotenza del morso ricevuto che ti ha fatto credere per un istante nella notte della tua vita che più tratti male qualcuno, più stai bene tu. Ma è quando vedi la luce del sole la mattina presto tracciare gli alberi sul terreno che ti senti al sicuro dal vampiro, quando sei fuggito a piedi lontano dalle ombre nere e dalle loro sepolture. Un sorriso accennato, un pezzo di pane, il silenzioso scodinzolare del cane, un motorino smarmittato e arrugginito, tirato sull'impossibile salita da una ragazza bella e impavida, l'abbraccio senza forza di un vecchio rasserenato, il bacio nascosto dall'albero, il primo bacio tra sconosciuti che resta ineguagliato e le effusioni facilitate come le parole incrociate. Il sole è già alto. L'ombra è dissolta. C'era, tanto tempo fa, un'antica civiltà, dove appena nato ti schiaffavano in un partito. C'erano solo due fazioni, o eri uno o eri l'altro. Non c'erano terze possibilità e nemmeno quarte possibilità. Non si teneva conto delle mille possibilità che ogni cosa dà. Tutto ciò che c'era al mondo veniva setacciato e affibbiato a uno dei due partiti. Qualunque scusa era buona per schierarsi da una parte contro un'altra parte. E così il mondo era diviso in due fazioni, quelli del Pandoro e quelli del Panettone. E tutti stavano a litigare per ore e ore. Il Pandoro è una minchiata, ogni fetta è una bastonata. Col panettone nemmeno viene la fetta, sai dove puoi ficcarti la luvetta. Non c'era modo di fargli capire che il mondo è un po' più complicato. Non c'era modo di fargli vedere qualunque sfumatura e le mille possibilità che ogni cosa dà. E se gli parlavi del divenire mutevole e mutante, nessuno ne voleva sapere. Non c'era discussione, o era Pandoro
o era panettone? Sempre succede, quando si appartiene, ognuno tirava l'acqua al suo mulino. Per ciascuno, anche di fronte all'evidenza, la sua fazione era il meglio dell'esistenza. Si riscriveva la storia e si schieravano gli antichi. Aristotele a fine giornata mangiava pandoro e beveva limonata, e sui libri di storia era scritto che Platone pasteggiava a spumante e panettone. Un elefante per la gente era un panettone gigante, per la gente una montagna innevata era un pandoro con la panna montata. C'era verso di tirarsene fuori da queste manfrine di panettoni e di pandori, e nessuno trovava soluzioni in un mondo infestato di pandori e panettoni. E tra uva passa e zucchero a velo, tra impasti, uova e canditi, il dibattito spaccava il pelo e rendeva tutti rimbambiti. Vota panettone, viva la rivoluzione! Vota pandoro e avremo più lavoro! E tutti scordavano le mille possibilità che ogni cosa dà. Poi un giorno arriva uno che dice: «E la focaccia?» Tutti si arrestarono, le facce pietrificate, gli occhi spalancati, abbandonarono le scazzottate, si ripulirono alla buona. «Che sta dicendo quel cialtrone? Non ho sentito parlare di panettone!» «Al giorno d'oggi non c'è più decoro, non ho sentito parlare di pandoro!» «Scusate», disse lui, «ma la focaccia? È buona pure la focaccia!» E tutti insieme gli spaccarono la faccia. Quando sapevo cos'era il cibo, di cos'era fatto quello che mangiavo, ero ignorante, ero contadino, non mi sapevo muovere in una trattoria, ma per fortuna c'era un posto in cui mi dovevo sedere, quello era il mio posto, e allora mi tranquillizzavo, come a scuola, quando, ricordo, era tanta la fatica di uscire dal banco e andare alla lavagna, era come stare in piazza. E io in piazza non ho mai saputo come mettermi. Andavo in chiesa, ero ignorante, ma c'era un posto dove potevo stare, e non andavo mai a fare la comunione. A uscire dal mio posto mi vergognavo, non capivo il latino, ero ignorante e pregavo dicendo cose che non sapevo. Conoscevo il nome di tutti gli alberi che vedevo, ma poi mi hanno detto che i nomi erano altri, non quelli che sapevo io. Avrei saputo incalmare la vite o qualsiasi pianta da frutto, potare i salici. Sapevo il tempo in cui raccogliere la frutta, il modo giusto per ammazzare il maiale. Ero ignorante, ero crudele e mi riparavo le scarpe da solo quando ero artigiano. Se mi si rompeva la gamba di una sedia, prendevo un vecchio manico di scopa e lo segavo e facevo i segni nei punti giusti. Poi lo infilavo nel mandrino e faceva avanzare la punta che girava, e nel buco che avevo fatto ci mettevo una barra filettata, segata al punto giusto, e avvitavo quella nuova gamba sotto la sedia, e in fondo ci mettevo il gommino con la vite. Ero ignorante quando guidavo una macchina scassata, coi buchi sul pavimento e sotto vedevi lo sterrato che andava, e cambiavo le marce senza frizione. Ero ignorante, sapevo contare i giri del motore
e cambiavo i filtri e le puntine e ingrassavo i semiassi e mettevo insieme olio e benzina per fare la miscela del motorino. Ero ignorante. Quando la caldaia era un animale e dovevi conoscerne il respiro, anticiparne i capricci, quando lo scaldabagno andava a legna, quando riparavo il tetto e sapevo come funzionavano i camini e avevo un tetto di paglia che non ha mai preso fuoco. Ero ignorante. Se avevo 1000 lire, spendevo 1000 lire perché ero ignorante. Se fosse stato per me, non ci sarebbe mai stata la crescita. Mia moglie era una serva, lavava, cucinava tutto il giorno e se trovava il cibo freddo, perché tornavo tardi dall'osteria, la colpa era sua. Ora non è più così, le donne non sono più serve. Mia figlia, per esempio, è segretaria di un pezzo grosso che le fa un sacco di regali. Lei sa come comportarsi, sceglie i morosi in base alla marca della macchina. Non è mica scema perché ha una dignità e non è ignorante. Lei sa bene che una donna ha meno possibilità di un uomo per fare carriera, allora si dà da fare. Ora non sono più ignorante. So come si mette il codice Bancomat e scrivo sullo smartphone l'hashtag col cancelletto. Non sono più ignorante, anche se non so come funziona uno smartphone e a ripararlo non ci si mette neanche quello che me l'ha venduto. Non sono più ignorante e mangio cibo che non conosco. Non so da dove viene, non so nemmeno se mi serve. Non sono più ignorante e so come si fa il tagliando alla macchina, anche se non ho capito cosa voglia dire. Apro il cofano e non ci capisco più niente. Sono intelligente. E quelli che mi vendono il cibo non sono crudeli come lo eravamo noi. Fanno vivere gli animali dentro gabbie pulite e tengono la luce accesa, così per loro è come essere alla luce del sole. Ora non siamo più crudeli e raccogliamo firme perché in Cina non mangino i cani. Raccogliamo firme tra un hamburger fatto con una vacca in cui infilavano antibiotici da un buco nella schiena e per fortuna è morta presto, e una bevanda che serve a tirarsi su. Non si sa cosa c'è dentro, ma tira su. Se vado in piazza, so come starci. Se vado in un ristorante, so come si chiama un cameriere. Si chiamano ancora camerieri, ma non sono i servi di camera dei padroni. Ora non ci sono più servi, ci sono servizi, ognuno ha una dignità. Mio nonno, a 90 anni, beveva grappa perché era ignorante. Una mattina che tornava dall'osteria, ha tirato dritto alla curva con la bicicletta ed è annegato nel canale. L'hanno tirato fuori che non aveva mollato i manubri, era un uomo forte e cattivo, ci picchiava. Quando è morto, ho pianto, non sapeva neanche di stare al mondo. Io prendo la pastiglia per la pressione, non sono ignorante come mio nonno. Ho 68 anni e prendo qualche pastiglia, è vero. Mi sento un po' rincoglionito dal pomeriggio, so quello che faccio. Faccio poco in verità perché mi sento un po' debole per via del fatto che oggi siamo tutti più sani. Alla sera guardo il telegiornale e non capisco le cose del mondo, ma guardo e mi spiegano e allora so mettere ognuno al suo posto, ognuno nella sua casella. E non so cosa succede nella finanza, ma me lo spiegano ogni sera, io capisco quasi tutto, mi sento molto molto meglio. Ora non siamo più ignoranti. Mia moglie mi fa ancora da mangiare, pulisce la casa, lava i piatti, ogni tanto l'aiuto ad asciugare le stoviglie. Ma secondo me lei è rimasta un po' ignorante. Se non la sgrido, ci rimane male. Come le api, alle quali il temporale ha spazzato via l'alveare, ci attacchiamo alle rovine rimaste cercando un ordine, una griglia, un paradigma, qualcosa che ci ricordi qualcosa. Ci affanniamo sulla nostalgia, sui punti fermi, e non vogliamo arrenderci all'idea che stiamo camminando tra le rovine dell'arte, tra le rovine della civiltà, tra le rovine della giustizia. Come in un romanzo steampunk,
usiamo brandelli di tecnologia di ultima generazione insieme a macchine dell'Ottocento e ci aggiriamo in una specie di giungla in cui le case domoticamente aggiornate convivono con bombole di gas pronte a esplodere. La nostra mente non ha filtri, non abbiamo più maestri e ci attacchiamo a un anchorman, a un comico, a uno stilista o a un fancazzista qualsiasi e aspettiamo che ci dica qualcosa, non importa cosa, qualcosa a cui possiamo dare il titolo usurpato di verità. Gli studiosi sono sopraffatti dalla loro vanità, le macerie hanno invaso la conoscenza e basta parlare bene per essere un guru. Voler resistere a tutto questo chiedendo a qualcuno di seguirci è stupido. Adagiarsi fra le macerie come fanno un po' tutti è colpevole. L'unica cosa che possiamo fare, se vogliamo seguire l'istinto umano che ci ha sempre guidati, è prendere con le nostre mani queste macerie e cominciare a costruire cose nuove. Intento un processo mentale a briglia sciolta. La parola alla condanna. Vengano alla sbarra, venite, io vi condanno. Voi che vendete le case, che mi obbligate a lavorare una vita per avere una vita. Voi che reggete le banche, che mi tendete trappole con l'inganno della speranza di un numero. Voi che intercettate il mio cibo, che mi nutrite di veleni e coi miei soldi comprate i veleni che mi rivenderete. Voi medici, che vi credete preti, io so che il futuro non è vostro. Un giorno le macchine ci diagnosticheranno, le macchine ci guariranno e voi sarete un fantasma lontano. Voi informatici che passate la vita in mezzo ai codici come casti benedettini, come se la prossima applicazione fosse la rivoluzione, ma poi puntate solo sulle cazzate. Voi regnanti che avete fatto del vostro servizio un servito riverito protervo potere impotente. Voi artisti che tenete le vostre opere sotto vuoto e vi occupate solo di packaging, le vostre creazioni sono a breve conservazione e scimmiottate e nemmeno ci riuscite, i maestri del passato e di loro avete preso solo l'arroganza e il narcisismo. Voi preti che a furia di predicare verità nemmeno vedete più la menzogna che come una trave vi acceca da sempre. Voi burocrati che odiate gli uomini in nome delle regole, come se le regole non le avessero inventate gli uomini. Sareste capaci di fermare un pedone in mezzo al traffico, di farlo travolgere dalle macchine per capire se il semaforo era verde. Voi soldati che siete fieri di obbedire, di appartenere, perché qualcuno vi ha raccontato che più diventate nessuno, più sarete qualcuno. Voi intellettuali che vi siete venduti per il piatto di lenticchie di un nome in copertina, che siete di casa nei salotti televisivi come il viscido amico di famiglia, le cui facezie sono tollerate con amenità. Voi antagonisti che siete solo capaci di dire no e urlare ad alta voce per nascondere la vostra totale mancanza di un'idea vera. I vostri no sono l'invidia di chi non ha un'alternativa, di chi non è capace di costruire, e vi vestite come guerriglieri allo stesso modo in cui all'asilo vi vestivate da Zorro. Voi complottisti che siete riusciti con la vostra ignava stupidità a insabbiare i complotti. Voi amanti della velocità che con le vostre scatole di ferraglie di cui parlate tutto il giorno senza accorgervi di quanto siete noiosi, correte, correte e ancora non avete capito che la morte corre più veloce di chiunque. Fermatevi, guardate il fiore testardo che spunta nel vostro asfalto di merda e invidiate
invidiatelo, voi venditori di paccottiglie che abbassate l'asticella della speranza ai poveri, voi venditori di azzardi che riempite la testa della gente semplice di illusioni viscide. Voi guerreggianti competitori che avete fatto della realtà una ridicola scacchiera e studiate le mosse, carpite le intenzioni, avete fatto della vostra vita un campo di battaglia pieno di casacche colorate, gente senza numeri che rappresenta un numero e calpesta coltivazioni e prati, distrugge case e ponti pur di segnare un punto. Voi tutti io condanno al perpetuo indaffararsi per il nulla che avete creato, per il nulla in cui avete trasformato la mia vita. La parola alla difesa. Tu vieni qua e con altisonante arroganza ci dai dell'arrogante e parli della gente, ma cosa sei tu? Non sei forse gente? Nel momento in cui compri carabattole a poco prezzo, mortificando gli artigiani sapienti, non sei forse stato tu a spingerli verso il settore del lusso così che i loro prezzi sono diventati proibitivi per te? E critichi banche e slot machine, ma non sei forse tu che speri di fottere la fortuna con un colpo azzeccato, un investimento riuscito? Non sei forse il giocatore che vuole stare al gioco quando ti intruppi nei giorni di sconti, nell'happy hour della vita? Non sei forse tu che ti imboschi in magazzino a rubare la merce che ti hanno chiesto di vendere? Non sei forse tu che rubi i vasi di fiori nelle aiole comunali? La tua casa costa troppo, la tua macchina costa troppo, è il tuo desiderio che fa lievitare i prezzi e non ti interessa più cosa c'è dentro i motori, cosa c'è nei materiali, non li vuoi conoscere e ritieni bello ciò che altri hanno ritenuto bello. Te la prendi con gli artisti, ma non sei forse tu a volere artisti ammaestrati con la tua idea dell'arte inscatolata, ma non come la merda d'artista. La merda è fuori. Appena senti una canzone, vuoi che quell'artista riscriva per sempre la stessa canzone. Vuoi lo stesso quadro e sei tu a stabilire che dipingere un quadro sia più importante che disegnare un sacchetto di patatine. Sei tu a fare dell'arte un'idea da preti con le scale gerarchiche del gusto e di altri concetti beoti come le forme e le proporzioni. Te la prendi con gli intellettuali, ma se non capisci qualcosa ti incazzi e dai dell'idiota a chiunque dica qualcosa che non afferri. Capisci male quello che leggi ed esalti quelli che urlano di più. Te la prendi coi soldati, ma adori la tua proprietà. Te la prendi con gli informatici, ma non vai mai al succo. E appena esce una cazzata, saltelli come un cocker e corri ad arricchire quelli che pensano le cazzate. E quando saranno più ricchi, cosa faranno se non riempire il mondo di cazzate? Sei come l'ipocrita fedele tutto il giorno a baciare il banco, ma sempre pronto a voltarsi per vedere chi è arrivato a messa già iniziata. E te la prendi coi medici, ma sei tu a volere miracoli e pillole prodigiose che risolvano i problemi della tua colpevole pigrizia. Per tutti questi capi di imputazione che a te noi rivolgiamo, ti condanniamo a essere quello che sei. Di questo genere quanto può costare? Parte da 1.300.000 in su. Fino a? Fino a 5-6 milioni di euro, dipende da quello che il cliente sceglie di avere sulla propria vettura, dipende molto dalla personalizzazione.
E quando, dietro un frontespizio di adolescente alacrità e di efficiente goliardia, il capo dei social decise che era giunto il momento di scuoiare le menti, tutti riversarono nero su bianco le ombre soffocanti del risentimento. I like the dislike, il disappunto sedette sul trono, protetto dai professionisti dello sfottò e della negazione. A qualcuno era sfuggito che un'enorme massa di informazioni annulla l'informazione e un colore grigio-verde inondò le memorie affievolendo i dettagli ed esaltando gli estremi. Eravamo già predisposti alla cania delle risse e all'invidia dei felici, eravamo predisposti al morso improvviso e all'atrato a vuoto, eravamo predisposti e la storia aveva rivestito di scudi colorati il sangue e la merda delle guerre umane. La storia aveva sbagliato soggetto, concentrandosi sui territori e sulle conquiste, sui troni e le dominazioni. Eppure, tutto ci avrebbe spiegato la storia dei denti. La storia dei denti. In principio non erano denti, erano molli cellule, ventri molli a nuotare nel mare infinito dei primi tempi. La cosa si muove e non ha percezione di sé, pensa di essere il mare, pensa di essere il movimento. Il guizzo mangia energia, la cosa mangia il mare. La cosa diventa complicata, è un essere che fagocita e rilascia, fagocita e rilascia. Il movimento è contre e release e tutto è binario nel grande orologio degli esseri che vanno e vengono, dormono e vegliano, stanno e muovono. A quell'epoca eravamo stomachi, le labbra erano piedi e la trasformazione era assimilazione. È a questo punto che arriva un pensiero, chissà da dove è venuto, forse un alieno precordo o un presagio trovato, ma il pensiero si fa più pressante. Se io mangio un altro essere, uno che ha già mangiato, allora io troverò tutto quello che ora cerco, dentro di lui lo troverò e non dovrò più cercare tutto, mi basterà cercare lui. Come posso assimilare l'altro, incamerarlo con facilità? Mi serve qualcosa che macini forte, che stritoli intorno. Allora comparvero i denti e gli esseri smisero di assimilare e cominciarono a mangiare. Mantecazioni e rumori di croste si propagarono nel mare e nell'aria che era stata colonizzata. Lo stomaco si nasconde a fare il suo lavoro, non disturbato, i denti prendono il sopravvento. Il mondo mastica e ogni società si fornisce di denti per divorare terreni e nemici. Anche le grandi società finanziarie sono fondate sui denti che per farsi accettare mostrano sorrisi compiacenti e più si vedono meno si notano i denti, ma quando è il momento mordono senza pensarci un momento. Ora la masticazione è più importante della digestione, spezzare le anime, farne uscire i sapori, mescolarle in un grigio verde bolo da maltrattare. La finanza mastica e sputa senza filtrare, mostra i denti e sorride per fare paura. Eravamo già predisposti a fare brandelli del mondo e dei nostri fratelli, eravamo già predisposti a questo guaire e ringhiare dentro il digitare. Le dita son denti e noi tutti delusi e contenti mordiamo i pensieri prima ancora che diventino idee. La pagina del libro, della faccia del mondo si riempie di bile nel grigio verde livore dell'ombra delle menti. Gli uccellini non cinguettano canti di gioia. L'immagine bella del cielo e del mare è l'occasione per vomitare rabbia e disappunto e giudizio compunto, scientificamente stronzo, metodicamente perfido.
e il battere e il pigiare dei tasti informatici è uno schioccare di nacchere, di morsi a vuoto, di tristi dentiere che dopo avere tanto odiato riposano la notte dentro il bicchiere dell'invidia e del dissapore. Dalla Bibbia, libro del Siracide. Foraggio, bastone e pesi per l'asino, pane, castigo e lavoro per lo schiavo. Fa lavorare il tuo servo e potrai trovare riposo. Lasciagli libere le mani e cercherà la libertà. Giogo e redini piegano il collo. Per lo schiavo cattivo torture e castighi. Fallo lavorare perché non stia in ozio, poiché l'ozio insegna molte cattiverie, obbligalo al lavoro come gli conviene e se non obbedisce, stringi i suoi ceppi. Un consiglio a tutti quelli che si sentono proprietari di ciò che gli è stato lasciato da altre generazioni, che non hanno presente che a un battito di ciglia dovranno lasciare tutto quello che credono di avere, compresi amanti, figli, amici e pensieri. A tutti quelli che credono di dover difendere un territorio mentre difendono solo la loro idea di quel territorio. A tutti quelli che odiano i forestieri, ma anche a tutti quelli che adorano i forestieri. A tutti quelli che pensano che le donne siano una categoria, che pensano che vestirsi con la stessa casacca significhi essere uguali. A tutti quelli che pensano di meritare lo scalino in cui casualmente sono venuti a trovarsi e che tutti gli altri degli scalini inferiori siano esseri disprezzabili. A tutti quelli che colpiscono per primi per evitare che altri lo facciano, senza capire che sono proprio loro gli artefici delle guerre. A tutti quelli che rinunciano alla bellezza per esaltare il letame nel quale si trovano più a loro agio. A tutti quelli che girano la testa dall'altra parte per evitare lo sguardo dei disperati che turbano il loro molle affaccendarsi, a tutti quelli che hanno bisogno di un protettore, che sentono necessità di proteggere, a tutti quelli che opprimono ed alzano la voce, che si richiudono nei loro abiti firmati da qualche molle esteta per sentirsi al sicuro da una normalità che hanno dentro e che non possono rifuggire, perché appartenere alla casta del lusso non significa essere fuori dalle caste, a tutti quelli che alzano il volume quando sentono urlare, che corrono a fare gli spettatori delle risse per non perdersi un'occasione di adrenalina riflessa, a tutti quelli che pensano che la cattiveria non sia una schiavitù, io dico fate almeno una volta nella vita un gesto di generosità, impiccatevi e lasciate le vostre città ai bambini. Avete visto? Proprio a me devono capitare sempre questi bei tipi. Per fortuna che io faccio presto a consolarmi. Bevo un bicchierino di brandy stock e tutto il mondo mi ridiventa amico. Maria, dimmi tutto. Senti, volevo sapere per mio figlio. Quanti anni ha? Che segni è? Ho 30 anni. Scorpione. Andiamo un pochettino sul ragazzo. Sul lavoro hai detto, eh? Sì. Mi vesto da emo, ma non sono emo. Poi ci sono i rockabilly, i skinheads, i punk, i new wave, i dark, i post-punk e cinesi, metallari, i rocker. Eccole le truzze. Un pariolino si veste bene con vestiti che costano tanto e zecche invece si vestono con vestiti che costano molto di meno. I gabber, i pigoldini. Quali sono le strategie dei genitori per accompagnare i figli al successo? Di dare rispetto e di pretendere. Fate anche voi come me che me ne intendo. Prendete un brandy.
dicho le diavolo sì. Oh yeah, yeah, yeah. Su maggiore dicho le diavolo sì. Oh yeah. Dare rispetto di pretendere. C'è gente che si sveglia una mattina qualsiasi della sua vita di merda e decide di cambiare vita e fa un'altra vita di merda. È gente che di norma, non scendendo lungo i nervi profondi del lessico, pronuncia la parola subnormale come se essere normali fosse uno stato desiderabile. Non mi stupisco per i cani che mangiano i loro padroni. Provate voi a mangiare biscottini tutti i giorni. Me ne sto rintanato nella mia beata ignoranza e non cerco motivazioni, perché per i migliori motivi si fanno le cose peggiori. Dopo cena mi bevo sempre un po' di amaro disappunto per come le cose si mettono bene. Non vedo il bicchiere mezzo pieno, solo perché me lo sono bevuto tutto. Hai notato che quelli che ti vogliono insegnare come avere successo sono proprio quelli che hanno fallito? Sono meno interessanti di un'informativa sui cookies e sono convinti che gli si debba attenzione. C'è persino gente che ti insegna il galateo del sesso, ma pensa, io che ho sempre guardato i pompini dall'alto in basso senza sentirmi mai superiore. Oggi ho pensato al peggio e non era poi così male. Ma uscite dal mio cervello, le mie parole si sentono ancora sole. Quanto tempo ci vorrà prima che il tempo e la natura disegnino sul tuo volto la tua caricatura? La Madonna appare, il mago scompare, l'herpes riappare. Pensa alle cose importanti, pensa alle cose importanti, ma le cose importanti della vita cambiano di volta in volta. E l'unica cosa che ci interessa veramente è avere ragione. Ma non è che vogliamo avere ragione, vogliamo qualcuno che ci dia ragione. È difficile guardare le cose da un'altra prospettiva. Pensa a Michelangelo quando dipinge la Cappella Sistina. È chiaro che sta facendo del product placement. Esci dai sogni, convinto che il mondo funzioni diversamente, ma non è così. Devi chiederti cosa stia succedendo, ma non ti accorgi che persino alle Olimpiadi le bandiere le tirano su i militari. Stiamo vivendo tutti nel frattempo. I nostri propositi sono sempre reazioni, non scegliamo, ci muoviamo per riflesso, siamo pieni di post-positi. Ripenso a certe emozioni forti, la mia prima macchina nuova in un giorno di pioggia, la sera fresca di un bacio che non pensavo di dare, la mattina di sole e di una casa che ho amato e un nuovo inaspettato lavoro durante la nevicata dell'85. Ma non sono stati i baci, le case, le auto, i lavori a darmi quelle emozioni. Il succo è che a darti i palpiti dei tuoi sentimenti sono la neve, la pioggia, la sera, il sole. Ecco il brandy che in una cornice di eleganza dona ad ogni ambiente, ad ogni casa la propria personalità. In tutte le occasioni un Senior Brandy Fabri, al bar, in casa, ovunque Senior Fabri. Siamo fatti del mondo e più ci lasciamo attraversare, più siamo vivi. Allora partiamo da questo sogno. Esco dai box e sono davanti a tutti. La mia guida è sicura. Si direbbe che sono nato per la Formula 1. Hamilton, Vettel, Prost, Schumacher, Senna e tanti altri mi stanno tutti dietro. Non riescono a superarmi. Mi sembra di avere qualcosa di magico. Provo perfino a rallentare per vedere se qualcuno riesce a superarmi. Ma nemmeno così ce la fanno. Sto guidando con la mano sinistra e me li bevo tutti. È solo a questo punto che mi rendo conto che sto guidando la Safety Car. E dopo che avremo passato questo secolo a farci le foto nei luoghi degli omicidi, a imbrattare di giudizi improvvisati le pagine social, a sigillare i cervelli sottovuoto per proteggere le idee, ci sentiremo migliori per avere riposto nei sacchetti di plastica biodegradabile la buccia della frutta.
penseremo di essere gli unici ad avere capito un libro che ha venduto milioni di copie. Ma in fondo, quello che ci dà veramente soddisfazione è capire quello che capiscono tutti. La frontiera del nuovo eroismo è rubarci il parcheggio a vicenda, e la vedi negli occhi dei giovani una nuova speranza inespressa che ti dice: comprami, ho bisogno di ricevere ordini. E passati di moda i tatuaggi, sarà la volta delle cicatrici, delle scarificazioni. Non è la libertà che ha un prezzo, la schiavitù costa molto di più. Una fottuta distanza di sicurezza dal branco non si può acquistare. Non basta un codice a barre per dire che hai scelto. Anche se gli umani del futuro saranno una collezione di sentimenti acquistati su catalogo, ci sarà sempre un pazzo che si butta dove è impossibile non morire e sopravvivrà, e tutti i saggi diranno di aver capito qualcosa, ed è a questo punto che capisci che capire non è vivere. Ogni giorno è come una processione e li vedi sfilare a branchi, a frotte, a gruppi, a classi, a caste, a squadre. Sfilano con ritmi preordinati per ritrovarsi la sera tardi mescolati a due nei letti, intrecciati nelle membra. Il letto è zona franca e si può mancarsi di rispetto, ma la luce del sole, se sai guardare, è un test quasi infallibile. Guarda il bar. C'è un tavolo all'angolo dove sta seduta una signora con il cellulare giallo. Nell'altro tavolo c'è un tizio che scrive su un taccuino futile. Tre persone sorseggiano riunite all'abbeveratoio di un aperitivo. Un ragazzo scorre sullo schermo le foto degli ultimi 120 minuti. Le vede, non le guarda. Un altro vede scorrere la vita mentalmente davanti a sé. Sta per morire, ma non lo sa. Ma dentro? Cos'hanno dentro? Una passa la vita a ingozzarsi di cibo perché nel momento in cui i sapori nevicano sulle papille gustative con la loro soffocante violenza, riesce a dimenticare l'angoscia e la soffocante violenza. È il cibo a farla godere. Uno sfreccia di notte con la sua macchina rossa nelle lunghe tangenziali perché quando il paesaggio arancione lo sfiora di fretta senza toccarlo, riesce a scordare l'angoscia, e il paesaggio arancione è la velocità a farlo godere. Uno organizza manifestazioni e partecipa ai gruppi antagonisti perché quando urla contro i problemi del mondo umano riesce a scordare l'angoscia e i problemi del mondo umano. È la protesta a farlo godere. Uno studia le parole in fila per ripeterle e sapere cosa dire, perché quando tocca gli argomenti nei rami più alti, mentre tutti a terra masticano una sorte cieca, riesce a scordare l'angoscia e la sorte cieca. Guarda il bar. Da quando ha cambiato arredamento è pieno di gente. Stesso gestore, stesse bevande, stessi cibi. Ma prima era vuoto. Cos'è che ci attira? Nelle forme. Guarda tra i cespugli, lo vedi quella specie di uovo di metallo, più piccolo di una piccola ape car, più piccolo di un motorino, è una piccola astronave, tu ci puoi entrare, entraci, non è difficile da guidare, i comandi sono intuitivi, il sedile è regolabile. Chiudi il portello, siediti, l'astronave è già accesa, sulla console c'è un altimetro, regolalo a 150 metri e premi il pulsante rosso, stai salendo, lo vedi com'è facile? Guarda sotto, guarda il bar. Non è che un'appendice ancorata a un reticolo di case e strade. Sta dentro a un quartiere che è annidato in una città, che è abbarbicata come un'escrescenza addosso a un fiume. Regola l'altimetro a 1 chilometro. Stai salendo di quota. Adesso tutto sembra un sistema di vasi sanguigni e fiumi. I fiumi sono come i capelli. Nemmeno si vede più tutta quella gente intorno a quel bar, tutta quella gente che nemmeno sospetta l'evanescenza del proprio libero arbitrio. Tutta quella gente che affolla l'IKEA e chiama i mobili per nome. Tutta quella gente che si ferma a guardare gli incidenti, che affolla le spiagge i fine settimana e odia la gente che affolla le spiagge i fine settimana. Tutta quella gente che fuma perché l'ha visto fare nei film, che si rifila le sopracciglia come Cristiano Ronaldo, che alza il volume quando sente urlare, che gode quando gli altri falliscono. Tutta quella gente che pensa a un'altra donna quando scopa la moglie, che affolla i musei dove le merci artistiche sono esposte in bell'ordine.
ordine come in una camiceria. Perché, come diceva Laborì, la borghesia che veniva dai campi ha sempre invidiato l'aristocrazia e la scimmiotta coltivando l'arte, ma nell'unico modo in cui ha sempre saputo coltivare, cioè come si coltiva un campo di patate. Adesso tutta quella gente non si vede, è come grani di pepe dentro un brodo e l'intero mondo assume la parvenza di un alone verde e azzurro, imposto all'altimetro a 200 chilometri. Come vedi, quella specie di sfera in cui sono i mari e i fiumi e le città con dentro il bar ruota. Ruota con altri milioni di sfere incastrate in un gioco di traiettorie inspiegabili. Continua a salire di quota, sali, sali, fin quando la notte è così buia da superare in profondità qualsiasi forma di nero tu abbia mai immaginato in vita tua, fin quando tutte quelle sfere diventano gocce in una nebbia di macchie di luce colorata pastello. Forse tutto quello che stai vedendo è parte di altro e va a formare un dipinto che puoi capire solo se lo vedi da molto lontano, un dipinto in cui i particolari sono granelli di colore rappreso. Guardati intorno e senti, non vedi nulla, ma lo senti, questo rumore di fondo, questo ritmo del cuore, questo pulsare di vita gelida ed eterna, questo affastellarsi di intenzioni mai espresse, di traiettorie tentate, di scontri epocali, di deviazioni eterne. Lo senti, questo concerto di nulla, questo suono del vuoto, questo arrivare da lontano. La senti questa mandria che calpesta il risucchio, questo nero vagolare, questo buio gridare al di là del tempo, prima dello spazio, nel recinto imperscrutabile delle sfere del divenire, dove il solo pensiero fa rumore, dove il rimbalzo è atteso e mai avvenuto, dove le sponde sono fatte di ripensamento e intuizione, dove il panno verde dell'infinito si fa giocare a bocce sulla schiena e decide il punteggio, dove qualunque giostra è un invito a scendere. Scendi, scendi di quota, scendi, scendi, oltrepassa le sfere, oltrepassa rapidamente le nuvole, infine punta verso il fioco barlume della tua galassia, oltrepassa il respiro trattenuto, oltrepassa il nero che adesso è meno nero, punta all'azzurro della sfera che conosci, scendi, scendi, avvicinati ai mari, ai fiumi, scendi nella città, restringi l'orizzonte dei quartieri e adesso punta verso il bar dove è seduta tutta quella gente convinta di avere influenza su un tutto così grande. Tutta quella gente che si è bevuta la cazzata della farfalla e dell'uragano. Tutta quella gente che pensa che bisogna organizzare il calendario dell'universo per l'ora in cui esce dall'ufficio. Tutta quella gente che si districa fra i minuscoli paragrafi, convinta di aver capito la trama, senza nemmeno sospettare l'esistenza della tela e del ragno. Ora scendi dall'astronave, tanto l'astronave non esiste e nemmeno tu esisti. Sei solo il personaggio immaginario, scritto sul taccuino futile di un tizio seduto al bar. E sei letto da altri personaggi immaginari chiusi nelle mille stanze dell'universo sociale, che cercano di capire l'albero senza vedere la vastità della foglia su cui hanno fissato la loro dimora. E berciano di giustizia, stravaccati sui loro delitti, hanno coscienze al teflon su cui lasciano scivolare i peccati grassi, e tutti gli io, con le loro motivazioni, con le loro storie raccontate per capitoli, anno dopo anno, civiltà dopo civiltà, sono solo figurine statiche nell'immenso album raccolta di un bambino capriccioso. Sono l'innocente mandato al patibolo, sono la mano che muove il coltello, sono la madre che uccide i figli, sono la volpe col piede nella tagliola e la bocca sporca di sangue, sono il nastro d'argento che si è spezzato e la lucerna d'oro che si è infranta, sono la carrucola caduta nel pozzo dell'abbondanza, vanità delle vanità. Sono il padre che ti ha violentata, sono l'indeciso
che provoca il disastro, sono l'eroe che nessuno ha raccontato, sono il bambino dimenticato in macchina, sono il brav'uomo che lucida i fucili, sono il servo che nessuno chiama per nome, sono il capo cordata che ha messo il piede in fallo, sono il pianista delle feste naziste, sono l'impiccato dell'ultima esecuzione, sono quello che sa aggiustare un'astronave, sono la balena spiaggiata sotto casa, sono la ballerina sul sedile passeggero, sono il frocio sanguinante a terra, sono il tossico di 70 anni a cui i ragazzi danno del tu, sono l'eterno guerriero imboscato in ogni conflitto, sono l'assassino che l'ha fatta franca, sono quello giustiziato al suo posto, sono vicino a questo azzurro, sopra questa neve, in cima a questo monte e sto tenendo il fucile e sei tu che mi devi dire se devo o non devo sparare, sei tu il bersaglio, il mio mirino è dritto al tuo cuore, ma devi decidere se darmi l'ordine, tu sei l'agnello, io sono solo Dio. Eri piccolo e ogni volta che pensavi di avere scoperto qualcosa, qualcuno si impadroniva della tua scoperta e la usava per dirti com'eri fatto e cosa andava fatto. Poi hai desiderato e qualcuno si è impadronito del tuo desiderio e ti hanno detto che se volevi avere quello che volevi avere, dovevi produrre quello che ti dicevano di produrre. Poi hai lavorato e ogni volta che davi forma a un'idea, qualcuno si impadroniva del tuo lavoro e ti diceva che da solo non potevi dare forma a niente. Poi hai protestato e qualcuno si è impadronito delle tue domande per risponderti che il tuo lavoro non era tuo. Poi ti sei arrabbiato e qualcuno si è impadronito della tua rabbia e ti ha detto che la rabbia doveva andare in una direzione, ma non era la tua direzione. Allora hai guardato il cielo, ma qualcuno si è impadronito del tuo sguardo per farti vedere quello che voleva che vedessi. È stato, credo, 30 anni fa, nell'estate dell'85, sui Monti della Sila, quando io e i musicisti fermiamo il furgone. I ragazzi hanno visto un gruppo di pastori riuniti tra gli alberi al suono della musica di una fisarmonica. I musicisti tirano fuori dal furgone i loro strumenti e si uniscono ai pastori. Suonano con loro, dando luogo a una taranta indiavolata. Un paio di pastori si mette a danzare. La luce del sole si faceva strada a fatica tra le foglie fitte e i raggi fendenti illuminavano con precisione piccoli sbuffi di sabbia e polvere sollevata da quei piedi umili e scalzi. Sono certo di non mentire se dico che tra quegli alberi, al suono di quella danza, talmente antica e magica che i piedi non toccavano terra, c'erano gli dèi. Quel momento è durato giorni, ore, forse un attimo. Quel momento è scritto per sempre nella memoria di tutti noi, nella memoria degli animali che ci spiavano, nella memoria degli enormi alberi della Sila. C'è un punto all'interno dei molti cerchi di quei tronchi corpulenti. Quel punto ha 30 anni. Quel punto siamo noi, in quel momento, quando abbiamo visto danzare gli dèi.